buona domenica a tutti, 19 maggio 2019, grazie a Barbara, Giovanni ed Enrico che ci hanno accompagnato all'inizio dell'Indignato anticipando i temi di oggi tra le 9 e le 11 del mattino su RTL 102.5. Avete sentito anche poco fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato di fatto un allarme intolleranza del nostro paese, argomentando, ragionando, andando oltre, come dire, la battuta da campagna elettorale, quindi evidentemente ci terremo lontani, ma sullo sfondo non possiamo naturalmente dimenticare che tra una settimana si voterà per le elezioni europee 2019. Buona domenica ad Andrea Pamparana. Buongiorno, buona domenica amici. Ben ritrovato a Davide Giacalone. Buongiorno, buona domenica. 02 25 15 15 per dire la vostra attraverso i tweet con hashtag Indignato Speciale. I messaggi al 349 349 1025. Ci sono per voi Enrico Galletti a Milano. Ben ritrovati. E c'è Luigi a Roma. Dopo. Piove. Piove, è novembre, fa freddino. Io non so come giocheranno oggi a tennis la finale. Ma... sì, quello è un bel tema. Seguite a tal proposito RTL 102.5. Vi daremo tutti gli aggiornamenti e anche, speriamo, sulla finalissima dell'Inter Nazionali BNL di Roma. Allora 02 25 15 15 per partecipare all'Indignato Speciale. Ancora buona domenica. Fatemi salutare Luigi Santarelli, non abbiamo avuto il tempo durante la sigla. Caro Luigi, buongiorno. Buongiorno a voi e bentrovati. Per te lavorone oggi, come per Enrico Galletti al Social Corner, fra i messaggi scritti al 349 349 1025 e quelli che state registrando, stesso numero, ripeto, 349 349 1025. Allora abbiamo deciso di partire, è uno spunto evidentemente, poi c'è un mondo sullo sfondo, le elezioni europee, lo si accennava, di domenica prossima 26 maggio 2019. Il Presidente della Repubblica, Davide Andrea, in sostanza che cosa ha detto? Ha lanciato una sorta di allarme, evidentemente con i toni propri della più alta carica dello Stato, ossia non si tratta di entrare nell'agone politico, tantomeno nella polemica politica, ma segnalare quello che è un dato molto prima sociale che appunto di interesse squisitamente politico. Un paese che si scopra, vada a scoprirsi sempre un pochino più intollerante rispetto al giorno prima. E poi un passaggio, e qui vorrei subito ascoltare Andrea Pamparana e Davide Giacalone, a mio modesto avviso cruciale, ossia il fatto che se una volta ci si vergognava di esprimere, di palesare determinati pensieri particolarmente cattivi, ed uso volontariamente questo aggettivo apparentemente infantile, quasi banale, ma così ci capiamo tutti, molto urticanti, a tratti offensivi, oggi, sottolinea il Presidente della Repubblica, non ce ne si vergogna più, come che in alcuni casi possa diventare persino un titolo di merito. Dai primi messaggi al 349-349-1025, Luigi, ti chiedo subito conferma o smentita, direi che il Capo dello Stato ha centrato un problema italiano. Esattamente, c'è scritto, ci scrivono: l'intolleranza nasce laddove trovi l'ingiustizia, e ancora, non è intolleranza, semplicemente la gente non ne può più di questo falso buonismo. Quando dal Mediterraneo arriveranno persone o bambini, pelle e ossa, allora potremmo tendere la mano. Andrea Pamparana. Sì, ma guarda, io penso, l'ho pensato immediatamente dopo il tuo messaggio di ieri, che ho accolto subito con favore, perché mi sembra un tema molto importante e fondamentale in una democrazia, in un paese civile come comunque è l'Italia. E cioè che questa intolleranza e questo incattivimento e questa, sì, insomma, questo essere incattiviti è forse superiore, cioè nell'immaginario collettivo dei media e soprattutto dell'informazione social, è forse superiore alla realtà. Cioè, alla fine io penso che la maggior parte degli italiani oggi guarda il cielo, vede che piove, si lamenta, poi deve pagare l'IVA, le tasse, no, l'IVA l'ha già pagata, le tasse e tutto il resto, e quindi si incattivisce più che altro con il mondo, no? E con i problemi dei figli, il lavoro, eccetera. Temo, e questo è un aspetto che vorrei proprio lanciare nel nostro dibattito, temo soprattutto che ci siano molte un certo numero di persone, soprattutto di livello culturale alto, fra virgolette, parlo di opinionisti, politici e anche qualche prelato, che soffi sul fuoco. Cioè, in qualche modo c'è chi sta giocando con il sentimento degli italiani, che solitamente sono abbastanza tolleranti. Abbiamo avuto episodi nella storia in cui abbiamo dimostrato anche noi di essere veramente al di sotto dello schifo, parlo delle leggi razziali naturalmente, ma in generale così
credo che gli italiani siano molto più fra virgolette, uso questo termine, buoni, perché sennò viene fuori il discorso del buonismo, il cattivismo, eccetera. No, siano più buoni di quanto vengono dipinti da chi in qualche modo soffia sul fuoco. Faccio un esempio concreto, così entriamo nella polemica. L'amico Gad Lerner, che scrive ci vogliono le liste di prescrizione per coloro che appoggiano i sovranisti, mi mette i brividi. Possiamo dire che è una sciocchezza. Sì, ma soprattutto, ma Fulvio, soprattutto perché è fatto grossa da Gad Lerner. Cioè, voglio dire, se, sai, già se lo fa uno di noi è un cretino, ma se lo fa Gad Lerner, che ha una storia personale, veramente. Che non può permettersi, sai, di fare quando, lui le liste di prescrizione. Ma quando sostituisci, lo dico con grande rispetto per tutti, ma davanti ai fatti, quando sostituisci la militanza, alla professionalità con la militanza, rischi di cadere in queste che sono delle autotrappole. Io credo che tu sia stato molto onesto dal punto di vista proprio ideologico a sottolineare questo aspetto, cioè un allupo al lupo per generare un effetto uguale e contrario. E ma allora vedete che, come diciamo da mesi, se non da anni, Davide, Andrea, mi sono testimoni, buonismo e cattivismo sono due facce della stessa medaglia. Sì, certo. Sono due sciocchezze clamorose, sono errori utili a certa propaganda sempliciona. Anche perché, Davide, ci arriveremo, in tutto questo, sollevando la polvere, ci si dimentica delle cose sostanziali. Si arriva alle elezioni parlando d'altro, litigando su altro, e poi il giorno dopo chi un bel chi se ne frega e via avanti così. Peccato che non sia la realtà dei fatti. Sì, beh, vedo peraltro in tutti i moltissimi messaggi, poi chiediamo ai nostri due giovani amici di rifare una cernita, c'è un riflesso condizionato, hanno risposto, tu poni una domanda all'intolleranza, quello che ha detto il Presidente della Repubblica, no? C'è un clima, certe parole, certi modi di esprimersi che una volta c'era un freno morale, adesso non c'è, e automaticamente ti rispondono basta con gli immigrati. No, guardate che non è, cioè, non, è non è esattamente la, cioè, questo linguaggio è diventato una forma espressiva, come se in questo modo io, se parlo in maniera dura, dimostro di avere idee nette e molto, molto chiare. Non è affatto detto, anzi sovente accade il contrario. Certo. Il punto è che da anni quindi, l'esempio viene dall'alto. Certo. Ed è una brutta cosa. Ed è una brutta cosa, perché la vita è sempre dialogo, anche nelle idee inconciliabili, ma deve essere dialogo. E infatti stai zitto tu, tu non devi mostrare il tuo libro, no, tu non devi scrivere, è da gente che è nata fascio comunista, cioè è gente malata di incapacità di sapere che cos'è la libertà. Ma dall'altra parte tenete presente che oltre al linguaggio, diciamo, il cattivo esempio che viene dall'alto, ma non è che diciamo gli altri, noi tutti ci risparmiamo nella vita quotidiana. Mai stati a un supermercato? Sì. Cioè, oppure nel traffico, in una curva, vecchia storia, non ne parliamo. Ponte Milvio, caro Andrea, lo dico al Romano Acquisito, no, durante una e partita. E lì ci sono due cose che metto agghiacciante. Due cose che metto lì nel dibattito, così vediamo se provochiamo, non necessariamente solo sulle questioni mie. Da una parte c'è il fatto che io offendo, dico delle cose truci e so che non la pagherò perché la giustizia non funziona. E dall'altra c'è gente che sta commettendo dei reati sotto gli occhi di tutti, non parlo dei reati occulti, traffico di merci contraffatte, bambini messi all'accattonaggio, tutta roba che sa che non la pagherà perché la giustizia non funziona. Non è che poi questo modo di esprimersi, che è fuori dalla civiltà, è fuori dalle regole, in fondo non è in qualche modo figlio anche dell'incapacità di punire, perché andrebbe punito chi usa quel tipo di linguaggio. Andiamo da Caterina allo 02 25 15 15. La nostra amica Caterina ci chiama da Verona. Voi continuate a registrare messaggi al 349 349 1025. Fra pochissimo con Enrico e Luigi leggeremo vari messaggi. Guardate che c'è da andare veramente con cautela e in equilibrio fra i messaggi che stiamo leggendo e stiamo ascoltando. Alcuni, io chiedo scusa, ma mi comprenderete, non sono minimamente mandabili in onda, né in forma vocale né in forma scritta, perché è un diluvio di offese, di parole buttate lì senza senso. Per sentirsi
evidentemente presenti. È come se se non alzi la voce, se non usi una frase a effetto e talvolta persino volgare, non che potresti fa effetto, esatto, fa spesso anche effetto e un po' senso, mi permetto di aggiungere, certo. Non potresti avere un tuo posto, per esempio, sui social. Ecco, qui siamo in radio e abbiate pazienza, non può funzionare e non funzionerà mai in un certo modo. Caterina da Verona, come stai? Buongiorno e buona domenica. Buongiorno, tutto bene, anche da voi spero. Benissimo, grazie. Benissimo nel senso che adoriamo discutere, parlare, confrontarci e sentire opinioni anche radicalmente opposte. La tua, Caterina? Beh, la mia, ma non solo la mia, è quella anche di conoscenti, amici, colleghi, eccetera, è abbastanza drastica. Sento che le persone sono molto stufe, sento un cambio di rotta definitivo da un punto di vista politico, cioè persone che votavano Partito Democratico si spostano completamente a destra, e per destra intendo non la Lega ma intendo Forza Nuova, partiti di quell'area politica lì. E per quanto riguarda il dialogo, chiamiamolo politico, è un dialogo che non lo è, nel senso che finché si tronca sul nascere qualsiasi espressione d'opinione in maniera abbastanza tagliente, non è un dialogo, diventa uno scambio di battute fine a se stesso. È interessante il modo in cui usano le parole i nostri politici, da una parte e dall'altra, al di là del governo ma anche all'opposizione. A me ricordano francamente dei bambini dell'asilo. Io ho molto chiaro chi voterò domenica prossima, rientro a casa assolutamente per votare, per fare il mio dovere di cittadino. Però sinceramente negli ultimi due mesi le cose secondo me sono molto degenerate. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, può essere uno specchietto per le allodole su cui attaccarsi reciprocamente, ma secondo me da donna è un problema serio, deve essere affrontato non solo chiudendo i porti, ma noi come paese secondo me dobbiamo rifondarci da capo. La giustizia avete detto che non funziona, io ho avuto a che fare poco con la giustizia nella mia vita, quando sono dovuta ricorrervi è andata bene, ho vinto la causa, ma era una cosa abbastanza banale. Di certo tutto il processo di verifica delle condizioni di sussistenza o meno della possibilità di concedere l'asilo è un processo lungo, la giustizia è lunga in tutti i gradi, civili e penali, e i problemi ci sono e la gente è stufa, arci stufa marcia di tutto questo. C'è un aspetto che, cara Caterina, innanzitutto grazie. Davide, mi sorprende sempre in telefonate estremamente lucide di nostri ascoltatori che affrontano con serenità e equilibrio e senza mettere la polvere sotto il tappeto i problemi più gravi, tra virgolette, della nostra società. Da un lato c'è l'equilibrio, io credo, sostanziale di una persona, ce ne sono milioni come lei, di Caterina. Dall'altro una percezione di una società, di nostre città, in balia dell'insicurezza, no? In balia dell'illegalità diffusa. Ora, i problemi li abbiamo, non c'è il minimo dubbio, però le cifre ufficiali. Finché saremo vivi avremo dei problemi. Questo è evidente, normale, però stiamo all'allarme di Caterina. Le ma cifre fornite in settimana dal Ministero degli Interni. Dal Ministro degli Interni. Vogliamo dirlo da Salvini. Fonte al Ministero, al Ministro degli Interni, proprio il calo dei reati in Italia. E tant'è vero che ne avevamo parlato la mattina commentando la segna stampa, esatto. Mi sono chiesto, chissà se, siccome è un trend che dura da anni, dico, chissà se questa mattina qualcuno risponde no, sono dati falsi perché la gente non fa denuncia, anche perché lì la battuta è sempre, sono in calo gli omicidi, è vero che la vittima dell'assassino normalmente non fa denuncia, ma è difficile nasconderli, se calano. Naturalmente il fatto che calino i reati, soprattutto i reati a danno della persona, i reati di violenza, i reati di furto, se calano non è che significa che non esistono più. Ed è evidente che dove esistono la cosa è intollerabile, ma su questo non c'è dubbio. Il punto è quanto tu lavori sulla paura piuttosto che sulla risposta. Questo è il punto fondamentale. Lo stesso Ministro degli Interni, nella stessa intervista, due giorni prima, in un'intervista sulla questione della migrazione, ha dato dei numeri che sono interessantissimi. Per esempio, 260, dal 2015 a oggi, 265.000
immigrati che dall'Italia sono andati in altri paesi europei. È un dato su cui ripensare, ma che è un dato che dice che tutto quello che è stato detto sul ci hanno chiuso le frontiere, ci hanno sigillato, siamo rimasti da soli, una balla. 265.000 se ne sono andati. In Italia ce ne sarebbero, sempre secondo i dati dati da forniti da Salvini, 90.000 da buttare fuori, 265.000 se ne sono andati diversamente. Come fai a dire che sono chiusi, siamo sigillati, ci hanno lasciato soli? Ma queste, lo vedono i messaggi che stanno piovendo, e rimane questo sedimento. Il che significa che quindi non abbiamo un problema di immigrazione irregolare, ma certo che ce l'abbiamo. Ma devi riportare alle cose reali in modo tale da poterli affrontare e risolvere il tema sicurezza, ma anche il tema aggressività. Se io dico, come è stato detto di una donna, io quella puntini puntini ti stupro, tu devi andare in galera. Non è che devi andare da un'altra parte. Mi accontenterei del processo, Davide. Sì, ecco, il punto qual è? Che ci devi andare. Il punto. No, adesso le hanno indagati, quindi il processo glielo fanno. Il punto è che ci devi andare non perché passa per la testa del procuratore, ma perché ti hanno condannato. Ed è lì che casca l'asino. Perché lì io l'insicurezza, la mia insicurezza si moltiplica se il ladro denunciato ieri, 3 giorni dopo lo rincontro per strada. Non c'è dubbio. È lì che mi arrabbio. Mi fai chiedere, e mi sento insicuro. Che è quanto accade regolarmente. Mente, purtroppo. Ma no, chiedetelo alle forze dell'ordine. Abbiamo ospitato qui la scorsa settimana. Si parlava di stupefacenti. Un uomo delle forze dell'ordine che, come dire, col senso della caduta delle braccia si diceva: ma noi li prendiamo. E il giorno dopo sappiamo già che li ritroveremo al lavoro. Voglio solo chiedere al volo a Caterina una reazione rispetto a quelle cifre, a quei dati ufficiali, fonte Ministero degli Interni, forniti da Davide Giacalone e da me ricordati. Sul calo dei reati, esatto. Condivido, la gente non denuncia. Non Quindi, denuncia. Io sono andata te, a denunciare anche falsi, una bicicletta. Sono dati falsati, perché le persone sono sì, più che falsi, signora, oggettivamente in sé. Signora, sono in diminuzione gli omicidi. Secondo lei è possibile non denunciare? Anche le rapine a mano armata. Difficile, cioè, la bicicletta lei ha ragione, posso anche non denunciarla, tanto la bicicletta indietro non me la danno, ne prendo un'altra. Ma se mi rubano il portafoglio, la denuncia la devo fare per forza, perché devo fare il duplicato, esatto, della patente. Come fanno a dire non ci sono le denunce? È veramente però, fantasiosa come no, cosa. No, io credo che la risposta di Caterina, onesta e sincera, sia estremamente utile per comprendere il tipo di dibattito che vogliamo provare a costruire. Grazie Caterina, un abbraccio forte. Grazie e buona domenica. Enrico e Luigi, un messaggio a testa, poi o Piero. Non è vero che siamo diventati più intolleranti, ci scrive un ascoltatore. L'unica nostra intolleranza è quella contro l'illegalità e l'impunità dilagante. C'è Luca che si chiede come mai in Francia e in Spagna, e qui si ritorna sempre al tema dell'immigrazione che sta prendendo molto banco tra i messaggi, come mai in Francia e in Spagna vengono respinti gli immigrati mentre e non si parla di intolleranza, mentre invece in Italia se ne parla? Questo è un altro tema eterno. Ci sono forte. Sempre i 265.000 di prima, che sono andati prevalentemente in Francia. La Spagna è quella che... E questa è la cosa straordinaria, perché ormai si assume per verità chiara quella che ho sentito 10 volte. Anche l'Italia respinge. E sapete cosa c'è? Che noi ci dimentichiamo tutto. Ci dimentichiamo tutto. Ve lo ricordate? Andrea, tu che sei... Ti ricordi il battello di albanesi che venivano in Italia... E che no. Purtroppo per una deprecabile incidente dell'aula c'era il governo Prodi, volevano il blocco, c'era il blocco navale, certo. E purtroppo per una manovra errata affondò. Fu colato a picco, certo. Con tutti morti dalla Marina Militare Italiana. Certo. Ve lo ricordate? Era D'Alema al Ministero degli Esteri, mi pare. Agli Esteri, mentre il Presidente del Consiglio era Prodi. Quindi... Tutta questa cosa che l'Italia ha accolto tutti mentre gli altri respingono, la realtà non è questa. Fatemi solo salutare Piero. Piero ci chiama da Milano allo 02 25 15 15. Buona domenica. Piero? Buongiorno. Piero, mi dici soltanto il tema di cui vorrai parlare con noi, solo quello. Buongiorno. Sì, non ci sente Piero, allora sistemiamo il collegamento, ve lo anticipo io. La questione striscioni e lenzuola, no, che incredibilmente è diventato un tema di scontro, altro che confronto, scontro politico. State qui. RTL 102.5, in diretta 24 ore su 24.
in radiovisione. Buona domenica a tutti da RTL 102.5 e dall'indignato speciale. A Roma ci sono Andrea Pamparana e Davide Giacalone, a Milano Fulvio Giuliani, Enrico Luigi ci stanno seguendo al Social Corner e tra poco li ascolteremo. Tastano con mano quanto possa aver ragione, se vogliamo non era neanche difficile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il suo appello, il suo allarme, definitelo come preferite, l'abbiamo usato come spunto, ma ci stiamo incattivendo, imbarbarendo sempre di più nel vivere sociale? Attenzione, non facciamo della parte il tutto, ha detto benissimo Andrea, non tutti gli italiani sono sui social. Quelli che sono sui social non sono quelli più rumorosi, evidentemente, magari non sono neanche la maggioranza, però, come dire, a leggere è vero, i messaggi in arrivo al 349-349-1025, il problema c'è, è profondo, anzi comincia ad essere profondo, mi permetto di fare questa variazione volante. Prima di tornare da Piero, da Milano, che abbiamo soltanto salutato pochi istanti fa, ascoltiamo due vocali al 349-349-1025, poi dal Social Corner tasteremo con mano appunto quello a cui facevamo riferimento. Sono Donatella da Torino. Mettere tutti contro tutti è una delle basi della dittatura, la paura del diverso è una delle basi della dittatura, tenerci poveri è una delle basi della dittatura. Pensateci, vogliamo rinunciare alla democrazia? Io no, io combatto. Buongiorno, e allora volevo dire che quelli che vanno all'estero non è che ci vanno perché gli altri paesi li accettano così, sic et simpliciter. Quelli che vanno all'estero scappano dai CAS, quindi dai centri di prima accoglienza, e sono dei clandestini, cioè ci vanno per i fatti loro, non perché li abbiano accolti i paesi esteri o perché l'Italia abbia deciso di spedirli in Germania piuttosto che altrove. Vi parlo da persona che insegna ai migranti, perché sono una docente del CPIA in Sicilia. Sono una docente del CPIA Palermo 2. Grazie della vostra partecipazione. Posso approfittare, certo, dell'insegnante che ha detto una cosa assolutamente esatta, anche se quelli che sono stati trasferiti dall'Italia con il consenso degli altri paesi, come per esempio soprattutto la Francia e la Germania, sono 12.000. L'anno scorso, 12.000 non sono pochi. I 265.000 di cui ha parlato il ministro degli interni. Ministro degli interni, non è che continuate a scrivere, dice perché dici queste cose, sono i numeri del ministro degli interni. Li ho citati perché sono la dimostrazione che le frontiere non erano sigillate. Ma certo che sono irregolari, tant'è vero che sollevano gli altri paesi il problema nei confronti dell'Italia, ma voi dovevate registrarli. E invece molti arrivano qui sostanzialmente in una registrazione, anche se non è del tutto vero anche, neanche questo, perché mentono sulla loro identità quando vengono. Però 265.000 altrove in maniera non regolare sono la dimostrazione sicura, materiale, che le frontiere non erano sigillate. 12.000 se ne sono andati, sono stati trasferiti, la cosiddetta ripartizione, cui hanno partecipato diversi paesi europei, certo, naturalmente soprattutto i più grandi, e cui si sono rifiutati i cosiddetti paesi sovranisti, a cominciare dall'Ungheria, l'Austria, che hanno detto no, noi dall'Italia non vogliamo niente. Che questi siano gli alleati dell'Italia, spiegatelo. Ricordo in questa settimana che ci porta alle elezioni europee che un altro presunto, molto presunto amico dell'Italia, lo Stato austriaco, in quanto adesso con governo sovranista, ci ha ricoperto di contumelie 72 ore fa. Ci hanno dato degli straccioni, dico bene Davide, dico bene Andrea. Però più che degli straccioni, hanno detto, è escluso. La Commissione europea è chiamata a far rispettare i vincoli di bilancio. E non è tollerabile, sostengono gli austriaci, che la Commissione si permetta di stabilire che c'è l'elasticità per questo o quel paese. Quindi l'Italia deve rimanere alle regole di bilancio. Poi c'è un altro che dice, la Commissione deve smettere di darmi regole sul bilancio. Prendo questi due e dico, vedi, sono tutti e due critici della Commissione. Lo spieghi a un deficiente una cosa simile, perché in realtà stanno dicendo due cose diametralmente opposte. Questo è il governo austriaco. Nella sua parte, diciamo così, invece immigrazione, diceva noi non, dall'Italia non prendiamo niente, come adesso anche gli ungheresi, tutto il gruppo di Visegrad, per intendere. Ma per carità, non è questione di schieramenti politici, è questione però che poi di fatto non funziona nemmeno quello, perché di fatto 265.000, come hanno fatto a partire da qua, essere da qualche altra parte, evidentemente la frontiera era permeabile. Nel mentre il governo è pure caduto a Vienna, vabbè, ma questa sì, ma quello è un'altra storia. C'è un pollo che ha creduto a due false russe
ed è riuscito non solo a vendersi una parte della sua, diciamo, compiti di governo, ma a vendersela anche alle persone sbagliate. Un genio, cioè, un veramente un per genio, questo. Sì, 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 un genio. Comunque questa è tutta un'altra faccenda. Dicevamo prima Luigi Santarelli e poi Enrico Galletti, e insomma noi proviamo anche ad uscire dal tema migranti, ma non so voi, la vedo abbastanza complicata. Eppure l'imbarbarimento del confronto civico mica riguarda solo la questione migranti, Luigi. È vero, i temi sarebbero tanti, però gli ascoltatori si stanno concentrando principalmente su quello. C'è chi ci scrive che quando la classe dirigente per anni ignora gli allarmi che giungono dalla base, allora sì che l'intolleranza cresce davvero. Poi ci spostiamo su Twitter perché c'è Gennaro con l'hashtag Indignato Speciale che ci ricorda che già in altre puntate dell'Indignato abbiamo parlato, ci siamo chiesti se gli italiani fossero o meno un popolo di razzisti e abbiamo sempre detto che piuttosto erano intolleranti, per cui oggi alla domanda se lo siamo o meno la risposta purtroppo è sì. E ancora Giuseppe ci scrive: come dice il presidente Mattarella, se c'è un problema di intolleranza razziale la colpa non è di chi è intollerante, ma bensì di quei finti politici e finte associazioni umanitarie che, rubando nelle tasche degli italiani, hanno riempito i loro portafogli. Presidente Mattarella, per precisione, non ha parlato di intolleranza razziale, ha parlato di linguaggio di intolleranza. Esatto. Che è diverso, diverso. Ha specificato con grande precisione, del resto lui è così, insomma, che non è una questione, non era una questione legata, non si può circoscrivere, ecco, no, poi lui non parlava degli immigrati, lui parlava proprio in generale del vivere civile, del vivere civile, del vivere in comunità, il nostro vicino di casa, il collega, l'amico, o spesso, sempre più spesso, Andrea, l'ex amico. Enrico? Sì, confermo innanzitutto che il dibattito si concentra soprattutto sul tema dell'immigrazione, tant'è vero che c'è ad esempio il messaggio di Mauro che dice, senza alcuna introduzione, ci dicano quanti ne possiamo accogliere, mantenere o integrare e finiamola con questa storia. E poi c'è Eva che scrive, ad esempio, forse il problema di forte intolleranza che sta dilagando nel nostro paese deriva anche da un profondo stato di ignoranza, prima di tutto, oltre che al degrado scolastico, dove ci sono sempre più esempi di pessima istruzione, oltre che la poca educazione nelle famiglie. Andiamo allora da Piero, da Milano, lo si diceva. Caro Piero, buona domenica innanzitutto. Sì, buongiorno. Allora, tu volevi sollevare un altro di quei temi, lo abbiamo accennato subito prima della pubblicità, che in queste ore dividono, poi sono diventate un'ondata social, chi sta con questo, chi sta contro quest'altro e via dicendo. Prego Piero. Niente, io stamattina sono rimasto allibito quando, sfogliando le pagine sul telefonino, vedevo questa foto del poliziotto che toglieva lo striscione sul balcone lì in Piazza Duomo, con una frase innocua, una frase di libertà: restiamo umani. E allora ho detto, ma una cosa è esporre uno striscione offensivo, e vabbè, ci potrebbe anche stare, ma uno esprime un libero pensiero e si è arrivati ormai a far di tutta l'erba un fascio e togliere sempre questi striscioni, cioè impedire alle persone di dire la loro liberamente. Mi sembra che sia un ritorno indietro, un ritorno nel passato. Ecco, questa era la mia indignazione, cioè, non posso... tollerare ma non, nemmeno di scrivere. Sei stato chiarissimo Piero, è un tema, certo. lo ripeto, che domina i social, domina l'online, ne abbiamo parlato qui a RTL 102.5 dal giorno lì in provincia di Bergamo, i vigili eccetera. Posso dire, lo lascio poi ovviamente solo una provocazione ad Andrea e Davide, uno dei mali di sempre del genere umano sono i cortigiani, non c'è niente di peggio del cortigiano, una figura vagamente squallida. Vil razza dannata, non a caso, cioè colui che pur di ingraziarsi il potente di turno, ovviamente tutta gente che cambia carro con una velocità che fa spavento, anticipa ciò che considera, pensa lui da cortigiano, poter far piacere al capo. Sto dicendo qualcosa di sbagliato, Andrea? Ma Davide? No, ma figurati, Fulvio. Cioè, questo non ne abbiamo viste di non toglie gravità alla cosa. Senti, ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Poi, insomma, sia Davide, tu sei più giovane, ma io e in particolare Davide ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Guardate che adesso si parla delle lenzuola, no? Con su scritto. Cioè, ragazzi, ma io ho visto i Tazebao, che erano dei cartelloni a imitazione delle notizie che venivano date durante la rivoluzione di Mao Zedong, no? E quindi da allora si chiamavano Tazebao, dove c'era scritto di tutto. Io me ne ricordo uno al liceo Manzoni contro il preside, il vecchio preside
che accoglieva gli studenti che cantavano Bandiera Rossa con la fascia tricolore, no? Per far vedere che comunque lui era l'autorità rappresentata dallo Stato, rappresentava lo Stato in quel momento. Abbiamo visto queste cose, quindi il lenzuolo con su scritto siamo umani, siamo più umani, eccetera, mi fa sorridere, cioè voglio dire, è proprio... non è neanche buonismo, è così, è la manifestazione di un pensiero. Certo, se uno scrive sul lenzuolo sei ma insomma ragazzi, ma noi abbiamo visto a Cossiga, lo dicevamo prima con Davide, abbiamo visto Cossiga scritto col K e le due S come le SS, abbiamo visto Nixon Boia, cioè Almirante ci piace di più a testa in giù, ed era almirante vivo, segretario di un partito, il Movimento Sociale Italiano, che erano in Parlamento. È il dramma, però insisto Davide, è quello lì che pensa di dover togliere quello striscione facendo così molto più rumore, molto più danno all'obiettivo dello striscione, cioè Matteo Salvini, è inutile. Ma non c'è dubbio, ma se non avessero tolto quel primo striscione in cui gli striscioni sarebbero stati pochi, devo dire. Sapete cos'è che mi rende... riesco a sorridere di questa cosa, perché è vero, il Presidente della Repubblica ha ragione, l'allarme del linguaggio è un problema pesante, l'esempio, il cattivo esempio viene dall'alto e non è confinato in una sola parte. Però poi, questo è un paese in cui succede la cosa degli striscioni e gli italiani riescono a essere spiritosi, perché alcune delle cose che sono state attaccate sono bellissime. Quello lì con lo striscione fuori da casa, porta tra lunga la scala che sto al quinto piano. Merita. A questo punto. Ma c'è quella rubrica l'Italia, l'Italia è un posto dove le tragedie, grazie al cielo, spesso vengono evitate perché si ridicolizzano. Esatto. Allora, questa cosa di togliere gli striscioni, se io fossi nel bersaglio, direi: volete finire di toccare questi striscioni? Fermatevi, perché se continuate così, mi fate un danno. Tutti attaccheranno uno striscione. Tra l'altro, devo dire che Salvini ha saputo reagire anche, oltretutto, dal Social Corner. Se Enrico e Luigi ci aiutano, potete scegliere uno a testa di striscione particolarmente divertente, ironico, spiritoso, anche per riportare tutto ad una dimensione di confronto, come, appunto, più ma civile. Ma come quella rubrica di Striscia la Notizia, esatto, sugli striscioni negli stadi, no? Infatti, con devo dire, molto, molto spiritosa, grazie all'inventiva inesauribile di noi italiani. Lo stesso Salvini, la sua reazione quando ha capito che si stava generando il classicissimo effetto boomerang, ha detto: metto su online, poi sia stato lui sia stato Luca Morisi, poco cambia a deciderlo, metto su un contest online per dare il premio al più spiritoso. E in effetti l'unico modo per disinnescare quello che stava diventando un'arma al contrario. Appena li avete mi fate segno, Enrico e Luigi. C'è quello su cui riflettere. Sì, quello su cui riflettere è che tutto questo avviene chiamando a rappresentare l'opposizione quelli che mettono il lenzuolo o qualche ragazzino che dice qualche cosa in qualche perché c'è qualcun altro, scusami. Quel problema me lo porrei, voglio dire. E tra l'altro domani, ne approfitto, perdonate il sarcasmo e l'ironia, ma insomma è anche un modo per disinnescare la virulenza di certi dibattiti. Domani comincerà una settimana estremamente impegnativa, è l'ultima settimana della campagna elettorale, molto impegnativa in Non Stop News, qui su RTL 102.5, fra le 8.30 e le 9 ospiteremo tutti i leader dei principali partiti. Domani si partirà proprio con il segretario del Partito Democratico, quindi colui che dovrebbe rappresentare la principale forza d'opposizione ad oggi, stando ai numeri, Nicola Zingaretti, sarà con noi a partire, ripeto, dalle 8.30, poi martedì toccherà a Forza Italia con Maria Stella Gelmini, mercoledì avremo con noi la leader di Fratelli d'Italia, la Meloni, poi giovedì, unica eccezione, tra le 8 e le 8.30, il segretario del Movimento 5 Stelle o leader, chiamatelo come preferite, Luigi Di Maio, si chiuderà con il ministro degli interni e leader della Lega, Matteo Salvini, venerdì. Dicevi, Enrico? Sì, stavo guardando un po' di striscioni, ad esempio restando a Milano c'è questo striscione: ridateci gli alpini e tenetevi Salvini, oppure più gattini meno Salvini. Luigi. E invece c'è: hai bloccato i barconi ma non bloccherai i balconi. Non è e male ancora anche a differenza del fiorentino al quinto piano ce n'è uno che dice: Salvini, io sono al primo piano, quindi facile da prendere. Vedete come è fatto bene Davide a sottolineare. Alla fine l'Italia migliore è quella, non quella che dice queste cose, quella che la affronta così. Certo, perché non so se sia vero o meno, ma qui c'è un amico che ci scrive: il cartello stiamo umani è stato fatto rimuovere dalla dirigenza dell'hotel 7 Stelle, perché lì c'è un bellissimo, sì, forse il più bello hotel di Milano, insomma, comunque uno dei più belli, dove era appeso fuori da una suite da 500 euro a notte.
Curioso. Essere, c'è anche un ascoltatore che si chiama Fulvio, come il nostro Giuliani, che infatti mi aveva incuriosito anche a me la cosa. Dice: ma Zorro abita in un attico al Duomo? Ha fatto carriera. È un albergo. Ragazzi, Diego Della Vega, alias Zorro, ha fatto carriera. Vi porto in Germania. Tra poco ascolteremo altri vocali al 349-349-1025 allo 02-25-15-15. Tra poco sentiamo Enrico e Luigi, che sono, come dire, la nostra finestra anche sul mondo dei ventenni, degli studenti, comunque dei giovani in generale. Però li vogliamo sentire perché a me piace tantissimo quel sondaggio pubblicato la scorsa settimana, Nulla di Politico, dal quale emergeva che, come dire, fatto 100, ci sono molti più ragazzi che hanno dimostrato di voler partecipare alle elezioni europee di domenica rispetto agli adulti, che dovrebbero essere più responsabili, più informati, eccetera, eccetera. Quindi, cari ragazzi, rispetto anche a questa ondata di intolleranza reale o presunta, fatevi sentire allo 02 25 15 15. Se volete scrivere perché non riuscite a prendere la linea, 349 349 1025. Giovanni ci chiama, ci ascolta da Monaco di Baviera, siamo in Germania. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, Gianni. Una curiosità, come ci ascolti? In streaming, app, come fai? No, vi guardo per la televisione. Oh, quindi, benissimo. Sì, sempre e comunque. Grazie Gianni, via satellite, grazie al cielo, siamo praticamente in tutto il mondo. Questo veramente ci permette, la tua telefonata ci permette di salutare tutti gli italiani che grazie a RTL 102.5 si sentono un po' più vicini a casa. Grazie. Caro Gianni, volevi dire, se non sbaglio, qualcosa a Davide? Sì, io sono un po' polemico con il signor Giacalone perché mi sembra che a volte lui difenda l'immigrazione sempre e comunque. Io credo, vivendo da 30 anni in Germania, che l'immigrazione vada assolutamente regolamentata. E fare i buonisti e dire abbiamo il posto, abbiamo il lavoro, abbiamo la possibilità e poi vedremo, credo che sia un segnale sbagliato questo. In Germania sono arrivati l'anno scorso o due anni fa 800.000 immigrati e mi creda, guardi, non è stato facile per la popolazione in Germania accettare una cosa del genere. Credo che in Italia non abbiamo neanche le strutture. Poi bisogna anche dire una cosa, che chi delinque deve assolutamente pagare, ed è questo il problema più grande, soprattutto nel Veneto. Io vedo per esempio le mie famiglie, che le famiglie in Italia, che sono costrette alle 5 di sera a barricarsi in casa per la paura di venire derubate. Questo è il problema. Davide, vuoi rispondere? Scusami, certo. Sul barricarsi in casa mi permetto, con rispetto Gianni, di dissentire in buona parte, in buona misura. Comunque ognuno ha diritto alle proprie, ci mancherebbe, le proprie sensazioni. Ma signor Gianni, io la ringrazio vivamente perché io questa cosa mica l'ho capita. Ma lei quando me l'ha sentito dire che difendo l'immigrazione? Dove l'ha sentito? Guardi, questa è l'impressione che ho bravo. Lei ha l'impressione. Allora, tenga presente che sono solamente qualche anno che scrivo che l'immigrazione andrebbe, non dico non solo regolata, ma scelta. Io sono un cinico, sono un gretto. Bisogna scegliere chi far entrare, scegliendo chi ci serve. Il resto o sono profughi e quindi protetti dalla legge internazionale, e ci mancherebbe altro, voglio vedere, ma lo stesso Salvini dice che vanno accolti, oppure non entrano. Questa è la posizione del sottoscritto. Dopodiché io dico, lo sapete che il governo italiano, quello attuale, vuole 160.000 immigrati all'anno in più, è scritto nel documento di economia e finanza? Lo sapete che le quote immigrazione che sono state pubblicate ad aprile prevedono l'ingresso in Italia di più di 30.000 persone? Quando finisco di dire questo, arriva il signor Gianni di turno e dice: perché difendi l'immigrazione? È la realtà. Perché non hai detto, caro Davide, fermate i barconi? Fermate i barconi, poi scrivono che ce ne vogliono 165.000 in più l'anno. Irene Grandi, seconda ora dell'Indignato Speciale. Buona domenica a tutti da Andrea Pamparana e Davide Giacalone a Roma, Fulvio Giuliani a Milano, Enrico Galletti cura il Social Corner qui a Milano, a Roma Luigi Santarelli. Tra poco 349-349-1025, messaggi da leggere come i tweet con hashtag Indignato Speciale, alcuni
assolutamente spettacolari, e devo dire con Enrico durante il giornale orario ne abbiamo letti di notevoli, così come i vocali. Preparati, allaccia le cinture, Davide, ce ne sono diversi per te, ma subito allo 02 25 15 15 per parlare dell'allarme del Presidente della Repubblica. Un paese sempre più intollerante, ma lui non parlava della questione migranti, anche se inevitabilmente nella prima ora ha dominato la questione immigrazione regolare, ma soprattutto clandestina, il nostro dibattito. Mattarella faceva riferimento, fa riferimento specifico ad un imbarbarirsi del nostro vivere civile. Ne stiamo ragionando con voi. Avevamo chiesto, e questa è la bellezza di RTL 102.5, dell'indignato nello specifico, avevamo chiesto i più giovani, quelli che hanno ovviamente anche una memoria naturalmente differente rispetto a fatti che per loro sono storia. Tra pochissimo avremo un ragazzo giovanissimo con noi, ma subito una donna che oggi come oggi ha 30 anni, sei ragazza. È vero, Nathalie da Bergamo, buona domenica, benvenuta. Grazie, buona domenica a tutti. Buongiorno, anche voce freschissima. Allora, rispetto a questa intolleranza crescente, allarme del capo dello Stato, che cosa ti senti di dire? Non posso che essere d'accordo, perché sinceramente, ovviamente io vedo soprattutto il confronto sui social, e sia da una parte che dall'altra, su qualsiasi tema si è veramente raggiunto, secondo me, un limite abbastanza preoccupante. Come darti torto? Che cosa in particolare, quale argomento, quale ambito secondo te dobbiamo tenere d'occhio prima che, come dire, si rompano gli argini? Ma un po' tutti. Cioè, ovviamente lo scontro più esacerbato è sul tema dell'immigrazione, però io vedo anche, cioè, sulle minoranze in generale, sul anche solo dire io la penso in modo diverso da te, e subito vieni attaccato perché la pensi in modo diverso, non per quello che dici, magari lo dici anche in modo pacato, però è come se non avessi diritto di esprimere la tua opinione. Bravissimo. Come se, e qui pregherei Andrea Pamparana e Davide Giacalone di parlare se vogliono con Nathalie, come se ormai non si desse più fiducia al prossimo. Qualsiasi cosa si dica, si scriva, deve essere fatto, scritto, detto perché conviene a qualcun altro, perché tu non stai dicendo tutta la verità, ma in realtà devi tirare la volata a qualcuno, anche se parliamo di veri normal people, di gente che nella vita si occupa di tutt'altro. E questo è il fatto importante, che finché questo fenomeno accade con, ad esempio, noi giornalisti o comunque opinionisti eccetera, ci è sta. Chiaro che ci sta, è ovvio, certo, no? Tu esprimi giusto un'opinione e uno dice, vedi, tu la pensi così e influenzi anche l'opinione di altri. Ma che accada fra persone che svolgono attività diverse, magari uno fa l'operaio, l'altro fa l'impiegato, e si mandano reciprocamente a quel paese, per usare un eufemismo, io penso che questo che Nathalie abbia messo il dito nella piaga, cioè è sui social ed è sui mezzi di informazione che viene fuori questo tipo di atteggiamento. Guardate che in anni ben più drammatici, e parliamo sempre degli anni di piombo, eccetera, quando in televisione c'era la tribuna politica, la tribuna elettorale, quelle condotte da Xavier Iacobelli, insomma, il clima era a volte anche di tensione, di polemica asperrima, ma c'era sempre un fondo di rispetto e di educazione. Oggi quello che manca è il rispetto e l'educazione. Cioè, si può dissentire tranquillamente da quello che io dico, da quello che dice Davide, Fulvio, i nostri amici al Social Corner, ma con rispetto e con educazione. Questi valori sono sempre meno radicati nell'opinione pubblica o in una parte dell'opinione pubblica, perché io insisto su questo aspetto. Non c'è dubbio. Ma una volta, Davide, e rispetto a quello che ha detto e sottolineato, credo con grande efficacia, Nathalie, non si chiamava semplicemente buona educazione? Si chiamava buona educazione, si chiamava anche il desiderio di battere il proprio interlocutore, no? Se io sono un dibattito, l'altro ha idee diverse, dibattere l'interlocutore sul terreno delle cose serie. Adesso non esiste mica solo l'immigrazione su questa terra. Provate a sostenere quello che qualche volta ci capita sostenere sui temi economici, sull'andamento della produttività in Italia. Se la risposta è venduto, stai zitto, uno dice, vabbè, a parte che ovviamente purtroppo non mi hanno comprato e comunque non sto zitto, chi se ne frega. Però che razza è? Prova a impegnarti. E io devo dire, i social sono uno spaccato
interessantissimo, consentono di dialogare con persone che se no non potresti mai incontrare, ovviamente. E quindi io li amo, io mi ci trovo bene, però non c'è dubbio che sia anche una stanza in cui la quota di matti è superiore alla normalità, questo è evidente. La quota di quelli che usano un linguaggio forte per far vedere che esistono è superiore a quello che c'è nella realtà quotidiana, diciamo, fisica. Ecco, però queste persone, se poi dopo un poco gli dici, senta, ho capito, sei un venduto, fai schifo, stai zitto, basta, perfetto. Dice, cosa l'ha colpito? Dici solo delle castronerie. Me ne dice una, spariscono, cioè non riescono a compitare una... Allora non è che questo dimostra che io sono superiore, questo dimostra che quel rumore di fondo in realtà è pago di se stesso, gli piace essere se stesso. E poi si riconosce, perché guardate che l'insieme di oggi bisognerebbe conservare tutti i messaggi che sono arrivati, perché è materia, per purtroppo il vecchio Sigmund se n'è andato all'altro mondo, ma è tutta roba freudiana. È tutta roba freudiana. Uno dice: Mattarella, presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha detto attenzione all'imbarbarimento, eccetera. Basta, allora comunista, viva Salvini. Comunista. Scusa, chi è che ha parlato di Salvini? Ma però, cioè, io in mente c'avevo quello. Bisogna essere tolleranti, no all'immigrazione. Ma chi ha parlato di immigrazione? Cioè, ci sono dei riflessi condizionati in cui quelli che vogliono attaccare coloro i quali richiamano alla buona educazione, in realtà hanno già in testa il giudizio pessimo su quello che pensano di difendere. Ma non c'è alcun dubbio. Mi permettete però, visto, chiedo conferma naturalmente al Social Corner, io ho visto molti messaggi, uso un eufemismo, critici nei confronti del Presidente della Repubblica, Luigi ed Enrico, è vero, ne stanno arrivando, insomma... Sì, parecchi. Insomma, sono intollerante a Mattarella, comunista, eccetera. Ora, vogliamo ricordare rapidamente, ma in 15 secondi, chi me lo ricorda? Chi è Sergio Mattarella? Prima... Insomma, che veramente passi l'idea di aver al Quirinale un emulo di Pol Pot. Sergio Mattarella, oltre a essere per tutta la sua vita un politico assolutamente molto moderato, è cresciuto nella Democrazia Cristiana di Palermo, è il fratello di un presidente della Democrazia Cristiana, un presidente democratico cristiano della regione siciliana, Piersanti Mattarella, che è stato ucciso, è stato ministro della Repubblica. Non si ricordano eventi di particolare durezza. No. Si dimise una volta da ministro per protestare avverso una legge che il governo di cui faceva parte appoggiava, insieme ad altri miei ministri, e fine della trasmissione. Un signore che è stato giudice costituzionale, e sono certamente più numerosi i casi e gli italiani che non lo hanno sentito rispetto a quelli che lo hanno ascoltato, per il semplice motivo che parla pochissimo, con toni che tendono a, diciamo, a valutare a più tendono a valutare più il peso di ciascuno parola che la quantità di parole da dire in un tempo determinato. Quindi, diciamo, comunista Mattarella è francamente al di là dell'immaginazione, ecco. Invece, se vi fosse venuta una curiosità, ma trovate dove volete. Naturalmente adesso arriva il messaggio: ma è stato eletto con i voti del PD? Capita a tantissimi. Se mettiamo su questo piano, allora Salvini era dei comunisti padani, Bossi era stato iscritto alla sezione comunista. Se allarghiamo il concetto di comunista a tutti quelli che non sono stati anticomunisti, ne salvo solo io che sono anticomunista dalla nascita. Non dirlo, che poi chissà che cosa. No, arriva subito il comunista. Ma sugli immigrati è chiaro che sono comunista, perché leggo e racconto i dati del governo. Ma la cosa è bellissima, continuano ad arrivare messaggi: non ce ne vogliono 160.000, Giacalone, non sono dati miei, erano quelli del governo italiano, governo Salvini Di Maio, sono loro che l'hanno scritto, non io. Sarebbe governo Conte, ma questo dice molto. Perché non se n'è accorto nessuno. Dice molto. Invece, se volete leggere qualcosa, e qui non c'è proprio niente da ridere, su Pol Pot, uno dei dittatori più sanguinari della storia dell'umanità, con i Khmer Rossi, delle stragi che sostanzialmente di cui non abbiamo e non avremo mai contezza reale. Noi non sapremo mai quanti morti possa avere sulla coscienza un soggetto come quello che ho citato. Adesso andiamo, prima di ascoltare dei vocali, al 349-349-1025, prima al Social Corner, poi da Alessandro, il nostro giovanissimo ascoltatore. Luigi. Ma allora, intanto devo dire che purtroppo, insomma, la conversazione continua a focalizzarsi sul tema dell'immigrazione.
Anche se il tema dello striscione comunque sta tenendo banco, per esempio Sergio ci scrive: se con uno striscione di dissenso contro qualche politico viene fatto togliere, questa si chiama dittatura e non è più democrazia. Questo era Sergio da Prato. Per quanto riguarda la rabbia, la repressa e l'intolleranza, questo ascoltatore ci scrive che fino a quando gli italiani continueranno a credere alla propaganda di Salvini, che è un ministro dell'interno vergognoso che incattivisce il paese, dovremmo chiederci fino a dove questo ci porterà. E poi c'è Giovanni che dice che gli italiani a suo avviso non sono razzisti ma sono arrabbiati. In questi anni non c'è stata accoglienza, e torniamo al tema dell'immigrazione, ma solo speculazione. Basta vedere gli scandali in merito. È interessante questo. Spesso si chiama la rabbia per coprire il rigurgito. Qualcosa di cui, perché poi tanti, nonostante le parole di Mattarella, si vergognano ancora di dichiararsi apertamente, non dico razzisti, ma comunque favorevoli a certe regole di particolare sicurezza. Infatti dicono sempre: io ce l'ho con Pamparana ma non sono razzista. Esatto, cioè, aggiungono subito sempre, dopo, quando dice scusa, vabbè, ma... No, ma c'è un aspetto che mi ha colpito durante questa settimana ed è quello della vicenda della signora uccisa a Montesacro, ultra ottantenne, durante una rapina da parte di 4 Rom. Non lo dico io per insultare i Rom, lo dicono tutte le cronache, lo hanno detto tutte le cronache di quei giorni, in tutti i giornali. Bene, allora, quello... Vabbè, qual è lo scandalo? Lo scandalo è che uno dei 4 aveva già ricevuto un decreto di espulsione e poi ho sentito dire qualcuno: allora adesso tutti fuori, vanno espulsi. No, vanno in galera. No, esatto. Un assassino va in galera. Che espulsione? Prende 30, prende l'ergastolo, 30 anni se fa un po' di patteggiamento, se in qualche modo fa capire, no? Attraverso un bravo avvocato che c'è speranza, e si prende 30 anni. Però si prende 30 anni, non è che esce fra 5 anni. Non c'è dubbio. No, vabbè, e questo è un elemento fondamentale. Non si espelle un assassino. Io ho detto, ma non è neanche previsto lontanamente dall'ordinamento. Appunto, non si potrebbe fare. Ma io ho chiesto anche a un mio amico sacerdote: ho detto, senti, perché non andiamo insieme ad abbracciare i parenti di questa familiari, povera, anzi, i familiari di questa signora che è morta? Semplicemente perché gli sono entrati in casa 4 delinquenti, rom, italiani, tedeschi, neri, bianchi, 4 delinquenti che non dovevano essere in libertà. Perché non era la prima rapina, ma era l'ennesima rapina. Terribile. E questo è un elemento fondamentale. Terribile. Ma vogliamo parlare delle rom incinte che imperversano delle metropolitane di Milano e Roma? Perché sanno che in stato interessante non potranno andare in galera? Come in Napoli, cos'era? Napoli milionaria, la contrabbandiera. Sì, incinta. Incinta. E questa è una cosa si deve trovare una soluzione. Si deve trovare una soluzione. Ma non c'è alcun dubbio. Non è tollerabile. Non è che uno è comunista o fascista se dice una cosa di banale buonsenso. No, ma soprattutto se dice una cosa, guardate, deve essere chiarissimo. Legge e ordine. Chi viola la legge deve pagarla, naturalmente proporzionalmente a come la... Ma se mi dicono, a parte un spiritoso dice difendi Mattarella perché è siciliano, ma già la gente si è bevuta il cervello, ma voglio dire, ma se mi dicono ma i siciliani negli Stati Uniti erano tutti delinquenti mafiosi, io gli metto un dito in un occhio per il semplice motivo, dicono perché, ma che senso ha? Sarebbe una tesi insensata, la sostennero negli Stati Uniti, questa tesi, la sostennero. Salvo ma poi questo avere una serie di sindaci. Questo però cosa città? Significa? Significa che non dovevano essere, ma certo che devono essere, poi chiunque viola la legge deve essere, e questa è la ragione per cui la giustizia deve funzionare. Un paese in cui la giustizia non funziona, per cui io arresto la persona che ha fatto lo scippo e 3 giorni dopo è lì, sto creando le condizioni di una reazione irrazionale, perché ragionevolmente non dovrebbe succedere. Dice, ma nelle altre parti del mondo, ma i piccoli reati vengono discussi spesso in serata, sia nel sistema inglese che nel sistema statunitense, vengono spesso in serata e senza gradi di giudizio, naturalmente con pene commisurate a piccole cose. Poi quando la cosa diventa più grossa il discorso cambia. Da noi purtroppo è tutto uguale, cioè se tu vai un eccesso di velocità sul Canal Grande con un motoscafo è un reato penale, quello e l'omicidio hanno esattamente la stessa procedura di discussione. Mi sembra ragionevole. Fatemi sentire da Enrico, perché ci siamo fermati a Luigi, 2 messaggi, perché poi voglio dare spazio ad Alessandro. Allora, vi leggo... Diciamo che
Vi leggo un tweet che è questo: il collegamento intolleranza uguale immigrazione è stupido. Aprite gli occhi. La verità è che c'è intolleranza contro tutto e contro tutti. Ad esempio, i cori allo stadio vi dicono qualcosa? Si chiede il nostro ascoltatore. Anche, e poi c'è Giacomo che scrive: la questione adesso sembra essere diventata se si è di destra o di sinistra. Non più se si è di destra o di sinistra, chiedo scusa, ma se si è contro o a favore Salvini. Ma questo l'abbiamo vissuto di recente, ovviamente nel ventennio berlusconiano. Ricordatevi di Renzi, non è che sono passati tanti anni. Allora, Alessandro, se ho capito bene, ci chiama da Matera allo 02 25 15 15, ha 16 anni. È così, Alessandro? Buongiorno. Buongiorno, sì. Ciao Alessandro. Allora, grazie innanzitutto di essere con noi. Il bello, no, di avere ascoltatori di tutte le fasce d'età, l'interesse, la voglia di partecipare. Ti chiedo, visto che stiamo parlando di tolleranza, intolleranza, i grandi temi come la migrazione, chiedo al sedicenne Alessandro, c'è qualcosa di cui hai paura nell'Italia di oggi, della tua vita di tutti i giorni, qualcosa di cui parli in classe, a scuola, piuttosto che a casa? Allora, sì, diciamo che la cosa che più mi preoccupa è la scarsa presenza delle forze dell'ordine, perché a quanto so, diciamo, la Polizia di Stato, ciò che è sotto organico, cioè mancano circa 60.000 poliziotti solo alla Polizia di Stato. Quindi questo, a mio parere, è un dato veramente allarmante, perché diminuisce anche la sicurezza per i cittadini italiani. È interessante, Davide Andrea, quello che ci dice Alessandro, un ragazzo giovanissimo, al di là della cifra, non è 60.000, ma non è quello. Il fatto che ci abbia detto non ci sono abbastanza forze dell'ordine per la mia sicurezza. Parla un adolescente, di fatto. Questo molto interessante. Questo è un tema antico, però attenzione, perché quei 60.000 sono disegnati sull'organico. L'organico, nella pubblica amministrazione, forze dell'ordine comprese, è un tema esoterico, lo affrontiamo un'altra volta, ma insomma non necessariamente... Non c'è dubbio che se tu gli ci metti più soldi e più personale, più specializzazione, le cose funzionano meglio, questo lo capisce chiunque. Il punto è, ma se io ne metto di più, quelli arrestano più scippatori e tre giorni dopo sono fuori. Che li metto a fare? Non è che ci rimetto comunque, per tre giorni li fermiamo, un giorno, tre ore. Però il problema è la certezza della pena. Per chi naturalmente ha commesso dei reati, e dall'altra parte la certezza di essere lasciati in pace per chi non li commette. Quando la giustizia non funziona, la cosa paradossale è che lo scippatore tre giorni dopo sta fuori e quello che viene accusato ingiustamente ci mettono 5 anni per comunicargli quello che lui sapeva già all'inizio, cioè che è innocente. E vive questo con il macigno. Esatto, vive con il macigno, con la spesa. Ma no, non c'è con dubbio. La spesa, col carico pendente, ragazzi, è una devastazione. Alessandro, posso chiederti, poi se hai voglia ti ritroviamo anche subito dopo la pubblicità e il pezzo che suoneremo. In generale, di attualità, in classe, i vostri professori vi parlano non di politica, ma dei grandi temi, dimmi solo sì o no. Sì, in realtà c'è una mia professoressa che parla propriamente di politica, e a dire il vero, non per discriminare, però parla contro il governo e io... Allora, aspetta, stai lì, tutto che fai bene, perché il dibattito ti fa crescere. È così che si fa, la professoressa può avere qualsiasi idea. Però il ragazzo matura... Sei in grado di esprimere la tua. Riparliamone insieme tra poco, anche qui con Alessandro. RTL 102.5 con Jared Leto, loro leader, uno dei personaggi più iconici di questa fase storica per quanto riguarda la musica. A proposito di musica, a proposito di intolleranza, di giudizi buttati lì a caso e anche di grandi sciocchezze, diciamo la verità, al cubo, nella notte italiana Mahmood, il trionfatore del Festival di Sanremo 2019, ha sfiorato la vittoria all'Eurovision Song Contest, una sorta di festival europeo, si teneva in Israele perché l'anno scorso aveva vinto un artista israeliano. Al di là di tutte le polemiche, boicotta Israele, non boicotta Israele, Madonna, alla fine c'è andata. Le hanno dato tanti di quei soldi che secondo me andava anche a esibirsi dentro Petra, o come questa sensazione. La cosa divertente che vorrei sottolineare, ricorderete Andrea, Davide, la bellissima puntata il giorno dopo la finale di Sanremo. Il trionfo di Mahmood, polemiche furibonde, non è italiano, è italianissimo, ricordo che è stato in Egitto meno di me. Alessandro Mahmood, glielo ho chiesto durante un'intervista in diretta in Nonstop News. Bene, quindi all'epoca era mezzo straniero, l'Islam ci invade anche a Sanremo, oggi molti di quelli attaccano quelli che non l'hanno fatto vincere in Israele, dicendo c'è un complotto contro l'Italia. Però devo dire che io, come tu sai, sono ignorante di queste cose, però mi è capitato di vedere la registrazione della conferenza stampa di Mahmood lì a Tel Aviv.
la categoria dei giornalisti ne esce non massacrata di più, perché non sono solamente ignoranti, ma sono anche deficienti alcuni. Cioè, per una cosa inquietante, uno che gli domandava: ma lei vive ancora nel ghetto? Sì, che ha dato praticamente gli ha dato praticamente l'indirizzo di casa, dicendo: non lo so, vive, diciamo, perché lei vive in un ghetto di Milano. Dicevo, veramente vive un posto vicino Milano. Ma so, quell'altro che ha domandato: ma lei è musulmano, questa cosa dello champagne al Ramadan? Dice: no, guardi, quella era un'allusione, io sono cristiano. Ma il più fenomenale era: ma lei musulmano qui in Israele si sente a casa? Ma è Gerusalemme, è pieno di moschee. Cioè, ma non è possibile essere così ignoranti. E poi quelli erano la seconda moschia. I giornalisti che facevano le domande purtroppo dire, non è che il problema dell'involgarimento, ma anche del decadimento dell'ignoranza, mica è un problema italiano. No, siamo mica una perla nera nel mondo, Tommaso la risolve dicendo: ormai il mondo si chiama Sodoma e Gomorra. Comunque, comunque bravissimo Mahmood, secondo per un soffio. Poi le regole di voto all'Eurovision sono complicatissime, quindi insomma è facile il confine tra vittoria, tra trionfo e sconfitta o vittoria sfiorata e labilissimo. Ha vinto anche il premio come miglior testo con la sua Soldi, cioè il pezzo che vinse lo scorso febbraio il Festival di Sanremo 2019. Allora sentite, prima di tornare da Alessandro, il nostro sedicenne di Matera, che ha introdotto un tema bellissimo, e tra l'altro chiederò fra poco al Social Corner qualche messaggio, qualche tweet proprio relativo ad Alessandro, la vicenda della professoressa, il video Salvini e tutto il resto, siamo lì. Ma sentite prima questi vocali. Giacalone, preparati. Diciamo che i partiti sfruttano l'immigrazione, chi per l'accoglienza e chi per la chiusura dei porti, solo per una questione elettorale, e non cercano di risolvere il problema dove nasce, cioè in Africa. Grande Andrea, e hai pienamente ragione, gente come Gard Lerner e gli altri si dovrebbero vergognare di continuare su questo binario offensivo. Comunque sono Massimo, grazie a tutti voi di esistere. Caro Giacalone, se tu sei di sinistra e vuoi questi sbarchi continuativi con stragi in mare e quant'altro, fatti avanti. Io credo che Salvini ha diminuito, anzi ha eliminato le stragi in mare, altre a eliminare una gestione cattiva fatta di delinquenti, di traffici umani. Ma di che cosa parla? L'immigrazione si fa corretta. Devono venire qui e devono venire a lavorare, non sui balconi con i telefonini. Ma di che cosa stai parlando? Di che cosa stai parlando? Giacalone. Bello questo, però. Questo è fenomenale. Segnaliamolo, scusate, segnaliamolo a Charlie Gnocchi e Alessandro. Sì, non può diventare una specie di tornicone. Battute a parte, veloce risposta, però veloce, Davide, perché Alessandro. No, ma è il segno che molti non ascoltano, cioè basta che uno dica una parola e ne deducono. Tra l'altro, io non so se sono di sinistra o di destra, lo trovo irrilevante. Il crollo degli sbarchi o un ministro degli interni della sinistra, cioè Minniti, cosa che Salvini ha sempre riconosciuto. I 160.000 necessari ogni anno immigrati sta in un documento firmato da Salvini. Salvini, non dalla sinistra, da Salvini. Il barcone affondato, purtroppo, nell'Adriatico era un governo Prodi, che non mi risulta essere della destra. Purtroppo, ripeto, molti vanno a orecchio e sono tendenzialmente stonati. Social Corner, allora, vicenda scuola, politica a scuola, visto che Alessandro tra poco ci parlerà della sua esperienza da sedicenne. Un messaggio a testa e poi cosa capitava a voi, perché la scuola l'avete lasciata 12 mesi fa, più o meno. Allora c'è Luigi che dice: buongiorno, pensate se quella professoressa fosse stata a favore di Salvini, sarebbe successa una rivoluzione. Riccardo da Milano invece ci dice: le professoresse a scuola non devono assolutamente parlare di politica. Luigi, a te che capitava? No, allora, noi ne abbiamo parlato sempre, parlo del liceo ovviamente, dal primo all'ultimo anno, con diversi professori, non solo con uno, ognuno aveva la sua idea, poi non tutti i ragazzi erano presi dal dibattito, si interessavano, alcuni più, alcuni meno, però si è parlato, come no. Poi dipende come, evidentemente. Enrico?
A me non molto nel mio caso, perché sì, si parlava di attualità, ma ho notato e ricordo che quando poi l'attualità andava a, diciamo, sconfinare un po' nella politica, sì, c'era un po' di riserva, un po' no, ma non si può, eccetera. Comprensibile. Quindi... Attenzione, tutto è politica. Il problema è se diventa partitica la questione. Allora lì ovviamente sì, il terreno è scivoloso. Ma Alessandro, nel tuo caso, il professore o la professoressa come si comporta? Di che cosa parla? In che senso si occupa di politica? Allora, diciamo che al di là del fatto che sono anch'io favorevole all'opinione di quel signore che ha mandato il messaggio da Milano, che ha detto che a scuola di politica non se ne dovrebbe parlare, più che altro non perché la professoressa non cioè ne debba parlare, perché secondo me poi va a fare una sorta di lavaggio del cervello, tra virgolette, agli alunni quando parla contro qualche partito, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia moderato o... Quale che sia, ma nel tuo caso, nella tua classe, il tuo professore o la tua professoressa fa nomi e cognomi, sembra volervi tirare da qualche parte o semplicemente affronta temi di attualità? Sì, affronta temi di attualità e... vabbè, non lo posso dire perché ha diciamo tira anche verso sinistra. Con questo non voglio dire che nel caso in cui dovesse tirare verso destra io sarei favorevole, anzi, sarei lo stesso contrario, perché sì, si può parlare di attualità a scuola, però introdurre la politica secondo me è una cosa sbagliata. Forse vale la pena ricordare che pesa molto anche il passare degli anni, perché quando io andavo a scuola, immagino che Andrea tendenzialmente erano di destra, i professori di destra, moderati, conservatori, eccetera. Conservatori, poi certamente gli insegnanti di oggi sono più giovani. Però detto tutto questo, il caso di Palermo, l'Istituto Tecnico Vittorio Emanuele III, era una ricerca sul il giorno della memoria, chiaro? Cioè lì il professore era tenuto a seguire i ragazzi e a incentivarli a farlo. Dentro quella ricerca, che è un fatto che a scuola va fatta ed è bene che si faccia, ci hanno messo una slide in cui hanno messo accanto le leggi razziali e il decreto sicurezza. Un'idiozia. Una totale idiozia. Una totale idiozia, esatto. Che non l'ha fatta la professoressa, l'hanno fatto i ragazzi. Quella totale idiozia merita di essere discussa con i ragazzi in quanto totale idiozia. Non l'idea te ne devi andare perché torniamo a casa. Devi spiegare. Esatto. È faticoso, ma devi spiegare. Ecco. Andrea, ti chiedo una cortesia. Ringrazio tantissimo Alessandro di aver introdotto, così abbiamo affrontato un altro tema di grande attualità di questa settimana. Poi torniamo da te, torniamo al tema scuola, che lo sapete, lo amiamo particolarmente. Avete sentito anche i ricordi che sono freschissimi del caso di Luigi ed Enrico. Ma c'è un collegamento speciale in questa domenica mattina e credetemi, non stiamo esagerando. Qualcuno in settimana, un collega e amico, mi ha chiesto: ma secondo te dov'è l'Italia? Cioè dov'è che si nasconde poi normalmente in altre settimane, tra virgolette, normali, l'Italia degli alpini? Cioè quella che abbiamo visto sfilare a Milano la scorsa settimana, un'Italia fatta di impegno, di passione, di senso della patria, senso del dovere, dare una mano agli altri, tendere la mano, comunque la si pensi. Ecco, io credo che sia ovunque, come ricordava Andrea Pamparani in apertura, questa Italia è molto meno rumorosa. Sapete perché? Anche perché ha molto da lavorare e quindi non c'è tempo da perdere in tantissimi casi. Ecco, uno degli emblemi di questa Italia, l'Italia che primeggia, l'Italia di cui andare orgogliosi, anzi fieri, e lo dico sottolineandolo tre volte, è la pattuglia acrobatica nazionale, la PAN, vale a dire le frecce tricolori. In queste ore è in corso l'air show a Pisa, RTL 102.5 ha l'onore di essere radio ufficiale di questo evento e con noi innanzitutto c'è la nostra Eleonora Lorusso, che si trova appunto a Pisa. Con lei c'è il comandante della pattuglia acrobatica nazionale, il maggiore Gaetano Farina. Cara Eleonora, buongiorno innanzitutto e buona domenica. Buongiorno a voi. Dicevi bene Fulvio, ovviamente qua cerchiamo di volare alto, vogliamo ad almeno 1500 metri con le frecce tricolori, che sono ovviamente, oltre che amatissime,
sono proprio un'eccellenza italiana, sono attesissime nella giornata di oggi, ma non solo, si sono esibite anche ieri e hanno, oltre al primato di essere insomma la pattuglia più numerosa al mondo a compiere queste acrobazie meravigliose da vedere, sono anche un'eccellenza, come dicevi tu prima, un fiore all'occhiello non solo dell'aeronautica, ma un'eccellenza perché sono una squadra ed è importante per loro lavorare con grande affiatamento, vero comandante? Vero, buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Sì, le frecce tricolori rappresentano, attraverso il volo acrobatico collettivo, rappresentano la capacità di fare squadra di un'intera forza armata, della nostra aeronautica militare. E io aggiungerei anche un po' di un paese, perché appunto sono comunque un orgoglio nazionale, giusto Fulvio? Poi tra l'altro si preparano anche a un appuntamento importante, l'anno prossimo sarà il 60° anniversario, quindi insomma tanti anni di attività e di meraviglia anche per chi vi guarda. Sì, le frecce tricolori nascono proprio nel 1961, l'anno prossimo festeggeremo la nostra 60° stagione acrobatica, lo faremo con una grande festa a Rivolto, il nostro porto di base dove ci alleniamo ed addestriamo quotidianamente durante l'inverno prima dell'esordio in stagione acrobatica. Siamo partiti il 1° maggio con l'ultimo addestramento acrobatico su a Rivolto da noi, abbiamo cominciato le manifestazioni in giro per l'Italia, per ora saremo in giro per l'Europa fino a metà ottobre. Ecco, e tra l'altro quello che noi vediamo in volo, che è un meraviglioso spettacolo, è frutto comunque di tanto addestramento. Qualcuno si chiede come fate, perché è bellissimo vedere da terra, e di tanto impegno appunto dietro le quinte, tante volte, come si diceva da studio, senza che nessuno si accorga, nel silenzio, il lavoro che sta dietro. C'è tantissimo lavoro di squadra, questo è fondamentale, detto benissimo, addestramento. Durante la fase invernale, diciamo così, la stagione invernale, ogni pilota delle frecce tricolori vola circa 2-3 volte al giorno, ogni giorno. Dietro però al volo delle frecce tricolori c'è tutto il lavoro di squadra, di chi lavora, detto benissimo, dietro le quinte. Noi siamo infortunati, quelli che ci mettono la faccia e che volano di fronte al pubblico, c'è dietro tutto il lavoro di squadra, circa 100 uomini e donne delle frecce tricolori che rappresentano la capacità di fare squadra e di lavorare dietro le quinte dell'aeronautica militare. In aeronautica militare siamo poco più di 30.000 e quotidianamente 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, uomini e donne dell'aeronautica militare lavorano per garantire un servizio al paese. Eleonora, se puoi lasciare il telefonino al comandante, al maggiore Farina, se vogliono Andrea Pamparana o Davide Giacalone rivolgere una domanda, ripeto, è una sorta di parentesi ma ha un profondo senso, perché qui abbiamo sempre sottolineato che l'Italia è molto oltre alcune miserie di cui poi inevitabilmente ci andiamo ad occupare di domenica. Andrea, Davide, se volete ovviamente. Sai, qui, fra poco è il 2 giugno e tutti aspettano quel momento, no? Quando si sente da lontano il rombo e vedi che tutti sollevano la testa, ci sono i turisti che diventano matti con le macchine, con i telefonini, che ragazzi, beccare il momento giusto è un'impresa incredibile, perché per quanto rallentano un pochino, no? Però è una cosa fantastica. La cosa più bella però è che il giorno prima, poi comandante mi corregga, magari dico una scemenza, però certo, c'è anche la prova e poi c'è il solista, sì, che passa, no? Certo. Fermare dalla finestra, lo vedo. Sì. E poi ci sono i ragazzi, soprattutto quelli delle scuole, eccetera. Io ho visto una signora tedesca, piuttosto voluminosa, come talvolta possono essere i tedeschi che amano il Würster e la birra, che a Trastevere, eccolo, ha alzato la testa, ha preso un topicco in una delle 35.000 buche che ci sono ovviamente nelle strade romane. Ma nonostante stesse per cadere e fosse ormai un disastro, perché poi c'era anche la pozza, era lì che guardava e godeva rispetto a questo proprio. Sa maggiore, mi permetto di aggiungere, oltre la magnificenza che voi rappresentate, l'eccellenza italiana, quel passaggio, ossia quando voi sventolate la scia tricolore nel cielo, ovunque vi esibiate, è qualcosa che va molto oltre l'essere degli straordinari piloti. Mi faccia ricordare il giorno dell'inaugurazione di Expo. Io ricordo benissimo, al termine dei discorsi ufficiali, quindi della fase istituzionale, voi con perfetto timing dovevate passare. Non so se ci fosse lei al comando quel giorno, onestamente, magari sto dicendo una sciocchezza. Non ero al comando, ero uno dei piloti. Benissimo, quindi c'era. Guardi, certo, io ricordo adulti e bambini correre, chi non era in condizione di guardare il cielo perché erano nei padiglioni all'interno, una corsa generale perché passavano le frecce. Maggiore,
orgogliosi di essere italiani anche grazie a lei e a voi tutti. Grazie mille, sì, ovviamente noi quello che più ci riempie d'orgoglio è quando riusciamo a stendere il tricolore, noi lo definiamo il tricolore più lungo al mondo, certo. È qualcosa che ci inorgoglisce appieno. Ovviamente farlo in una giornata tipo il 2 giugno è qualcosa di particolarmente emozionante, quando lo facciamo all'estero siamo ancora siamo in egual modo emozionati proprio perché riusciamo a portare all'estero quello che è la capacità e la professionalità dei nostri degli italiani in generale, indipendentemente si parli di forze armate, di aeronautica militare o di altro. Maggiore Farina, la lasciamo la sua impegnativa giornata, grazie ad Eleonora Lorusso, fa molto di più per creare un senso di patria, un papà, una mamma che indica le frecce a un bambino di mille chiacchiere buttate lì un po' perché si deve. Maggiore Farina, a presto. Grazie mille, buona giornata. Davide, ciao Eleonora, grazie, buon lavoro naturalmente, buona giornata, seguite RTL 102.5, tutte le notizie sull'Air Show in corso a Pisa. Davide Andrea, chiudiamo con una sorta di appello, perché l'abbiamo detto, sullo sfondo c'è l'appuntamento europeo di domenica, ci sono grandi protagonisti, li avremo tutti in diretta a partire da domani, è un periodo non semplice per Silvio Berlusconi a livello personale, lo sappiamo tutti, però come dire, visto che lo abbiamo citato inevitabilmente ricordando il suo ventennio eccetera eccetera, averlo è una sorta di tentativo che facciamo, un appello pubblico, oltre al fianco di Maria Stella Gelmini sarebbe veramente bello poter ascoltare anche chi ha realmente dato la cifra alla cosiddetta Seconda Repubblica. È anche interessante perché in questi giorni dice il migliore governante sarebbe Draghi, però dice anche sono alleato nel centrodestra con Salvini, sarebbe molto interessante sentire, diciamo così, la spiegazione, la declinazione di questa impostazione, non c'è dubbio. E quindi naturalmente noi che vogliamo ascoltare tutti, farvi ascoltare tutte le diverse campane, diversi partiti, domani il leader del PD e poi Forza Italia e poi Fratelli d'Italia e poi Movimento 5 Stelle e poi Lega, naturalmente al di là degli impegni personali e dei limiti personali che comprendiamo evidentemente, sarebbe importante per gli ascoltatori di RTL 102.5 capire perché venga indicato Draghi come possibile nuovo capo del governo in una fase comunque complessa. Signore e signori, tra poco No Problem, viva l'Italia! A proposito di buonismi e cattivismi, chissà come verrebbe, anzi lo sappiamo benissimo, come verrebbe catalogato oggi un John Lennon. Verrebbe additato, temo, come una bandiera del buonista medio. Gli capitava naturalmente anche in vita, all'epoca dei Beidin con Yoko Ono. Erano qui, erano in coppia. A chiudere l'indignato speciale di questa domenica, grazie a Luigi Santarelli e Enrico Galletti al Social Corner. A domenica prossima, Luigi. Grazie a voi e buona domenica. Grazie, ci vediamo domenica. Intanto anche questa domenica l'hashtag indignato speciale è in tendenza su Twitter. E quindi grazie a voi, grazie della vostra passione, attenzione, della vostra presenza costante. Andrea Pamparana, appuntamento domenica prossima, di sicuro certo. Non parleremo di politica ad urne aperte, no. Non è detto assolutamente sia un male, anzi riflettevo, non ricordo più una domenica in cui ci si sia occupati all'indignato di politica. Vorrà dire qualcosa? No, certo. In senso stretto voglio abbiamo, dire. Cioè... Abbiamo toccato temi che sono generali e importanti. Domenica faremo altrettanto. Con grande agilità, perché ce ne sono, grazie al cielo, di ben altri temi rispetto all'ultima polemica un po' sempre uguale a se stessa. Davide Giacalone, appuntamento a domani mattina 7:10. A domani mattina intanto, buona domenica e buona radio a tutti. Grazie a Giovanni Peria che vi ha curato in redazione, a chi ci ha seguito in radiovisione, buon divertimento con RTL 102.5.